Non è stato facile perché mio padre è semplicemente stato assente come molti padri, molti che fanno questo mestiere. Ora è libero di nuovo perché nell'ultimo periodo non stava bene, ora è libero di vagare con la sua mente, poi dove è volato non lo sappiamo. Ma no, era lui che ultimamente insomma non stava neanche benissimo, si sentiva lui un po'. Gli avrebbe fatto piacere ancora essere attivo, lavorare, far parte di quel mondo che gli ha dato tanto. Non stava bene nell'ultimo periodo, era un mese e mezzo che era ricoverato. Insomma, poco a poco se n'è andato, non si è accorto di nulla, basta. Lui aveva il diabete, aveva un diabete che si è curato poco, perché come era il suo carattere. Quindi attenzione a mangiare tutti. Quindi delle patologie del diabete che si sono aggravate e purtroppo lo sapeva, non ha fatto niente per impedirlo. Non è stato facile perché mio padre è semplicemente stato assente come molti padri, molti che fanno questo mestiere, semplicemente questo. Poi è stato scritto tante cose non vere e io ho avuto l'occasione ultimamente di stare vicino a lui perché lavoravo con lui e questo ha fatto sì che potessimo ristaurare un rapporto che non c'era mai stato. Questo. Sì, lui questo diceva, se devo essere... Avere un funerale in chiesa, voglio andare a San Pietro. Stiamo contattando adesso con Francesco. Non lo so. Non è un papa, non è un papa. Forza un po'. Non è stato un rapporto complesso, però mi ha insegnato a essere forte, perché questo combattimento che ho avuto fin da piccola con lui mi ha insegnato la forza. Non era una persona semplice. No, non era ma non come padre, semplice. In assoluto.